Buonasera a tutti, iniziamo fra un paio di minuti alle 17 precise. A fra poco. Ci siamo. Iniziamo questo incontro. Vi chiedo giusto una conferma se mi sentite, se qualcuno gentilmente lo scrive nel pannello delle domande. Riavvio la condivisione dello schermo. Grazie mille a chi sta rispondendo. Avviamo quindi anche la registrazione. E buonasera, sono Marco Chiarello, vi do benvenuto a questo secondo incontro dedicato a Enscape, in cui risponderemo a tutta una serie di domande che da Technobit mi hanno girato e come loro consulente, nonché appassionato utilizzatore di SketchUp, Enscape, V-Ray, eccetera, eccetera, cercherò di rispondere anche alle domande che arriveranno in diretta, se volete, per chi non l'avesse mai utilizzato. C'è un pannello nell'interfaccia di GoToWebinar che si chiama Domande, in cui potete scrivere e io qui nel mio schermo esterno riesco a vedere quanto state scrivendo. So che nel frattempo questo incontro viene trasmesso anche in diretta su YouTube, quindi chi stesse seguendo da YouTube, vedo se riesco a vedere dallo smartphone, altrimenti ho i colleghi che mi girano le domande che arrivano su YouTube, in teoria me le girano su WhatsApp, quindi insomma, dovrei riuscire ad ascoltare un po' tutti. Allora, prima cosa, non rispondo a nessuna domanda, ma faccio presente che è uscita la versione 3 di Enscape, nottetempo, diciamo. Senza nessun preavviso, infatti non sono assolutamente pronto. Ci ho dato un'occhiata, ma devo dire la verità, più che altro novità sono a livello di interfaccia. Avevano accennato che l'uscita sarebbe avvenuta a breve sui social, sui vari canali, ma non era stato specificato, quando sarebbe uscita la versione 3 ed è accaduto, oggi. Neanche a farlo apposta, quindi adesso che abbiamo l'incontro faccio fatica a dire tutto cioè per filo e per segno quali sono le varie novità, più che altro a livello di interfaccia. Ve la farò già vedere perché basta chi ha già la licenza di Enscape può andare immediatamente a scaricare la versione nuova, ma ve la faccio vedere qua in SketchUp direttamente, perché no? Soprattutto hanno elaborato al workflow, al flusso di lavoro, cioè spostando pulsanti, rimescolandoli, diciamo, rispetto a come ci eravamo abituati. Però obiettivamente così sono più a portata di mano, quindi di barre di strumenti non ce ne sono più due, ma ce n'è una soltanto, meglio, e ci sia economia, diciamo, di pulsanti.
con gli stessi strumenti di prima, le icone sono soltanto state riviste. Inkscape passa sempre in secondo piano, questa cosa purtroppo non l'hanno modificata in alcun modo, quindi se io clicco nella finestra di SketchUp, Inkscape sparisce, scappa dietro, non hanno messo una puntina da disegno, qualche cosa, un pulsante con cui pinnare, bloccare la finestra di Inkscape in primo piano. Poco male, quello sarebbe stato utile a mio avviso. Comunque, ora nella finestra di Inkscape troviamo tutta una serie di pulsanti che prima erano nella barra di strumenti Inkscape Capturing, cioè quella in cui appunto c'erano i pulsanti per le esportazioni. Adesso li troviamo qui, sono sempre loro: esportazione di immagini, batch render 360, l'eseguibile, lo standalone web, realtà virtuale, collaborazione. Hanno aggiornato parecchio, ho visto l'interfaccia per l'editing dei video, e non è affatto male questa cosa. Insomma, ovvio, abituati a una cosa, cambiare ad una nuova si sbuffa sempre un po', però noi abbiamo fiducia che ci sia delle migliorie, insomma, che il progresso sia fatto di migliorie, non di regresso. Quindi, vabbè, parentesi a parte, voglio dire, basta abituarsi, gli strumenti, quelli sono solo stati riposizionati in un modo che è sembrato loro evidentemente più efficiente, più intelligente. Quindi ce l'abbiamo ancora, l'editor è soltanto stato un po' rivisto, i pulsanti relativi alla impostazione, gestione grafica, eccoli qua, sono sempre loro. Attenzione, mi si era aperto sullo schermo esterno, quindi ho cliccato sul pulsante relativo alle impostazioni visive, così come si chiamavano prima. Ora adesso ce li abbiamo direttamente dentro la finestra in cui controllo il rendering, al posto di essere una barra di strumenti a parte, l'interfaccia di SketchUp, che quindi mi toccava cliccare su SketchUp e spariva il rendering. Invece adesso effettivamente è più comodo, perché mi rimane in primo piano la finestra di Inkscape con il rendering e clicco sui pulsanti relativi alle impostazioni visive, che sono sempre loro. Ho controllato in lungo e in largo, non hanno cambiato nulla, soltanto una questione di grafica, sono più... gli hanno dato un po' una modernata, insomma, alla finestra in generale, ma quella è rimasta. Le impostazioni quelle sono. Quindi le chiudo. Hanno aggiunto parecchi oggetti nella libreria, mi tocca ogni tanto cliccare sulla finestra di SketchUp, quindi affianco SketchUp ad Inkscape, così riusciamo a vedere le due cose contemporaneamente. Poi quando lo si fa in ufficio, se si hanno due schermi, si mette Inkscape da una parte, SketchUp dall'altra, e quindi si riesce, sposto via un po' di cose, ok, e quindi si riesce a vedere contemporaneamente le due finestre. Qui in uno schermo solo le devo affiancare a questo modo. Dicevo che ho perso il filo del discorso. Mi capita raramente, ma mi capita anche a me. Delle impostazioni, l'ho detto. Niente, stavo per aggiungere... la libreria, pardon. Nello spostare barre, insomma, perso io da solo per strada. Mi hanno un po' scombinato le carte in tavola, buttando fuori una versione nuova così all'ultimo istante, perché sono solito prepararmi per bene tutti i miei esempi, via dicendo, invece qua mi hanno un po'... Grazie Enrico, gentilissimo. Ti offrirei una birra se i bar fossero aperti. In realtà un po' lo sono, dai, ancora fino alle 18. No? Vabbè, scherzi a parte. Allora, della libreria hanno aggiunto parecchi oggetti, ma veramente parecchi. Adesso ve ne faccio vedere anche qualcuno di simpatico, qualcosa come qualche migliaio, in modo da localizzare un po' di più le varie versioni, da quello che ho letto nella pagina. Poi vi faccio vedere dove trovare altre informazioni sul sito riguardo appunto le novità della versione 3. Fra le altre cose ho notato, fra gli oggetti stradali, io stavo cercando dei lampioni, a dire la verità, e invece ho trovato che cosa? Interi edifici. Forse non ci avevo fatto caso prima, ma non mi sembrava che ci fossero. Comunque hanno, dichiarano lì nel loro blog che hanno cercato di aggiungere oggetti un po' di tutte le aree geografiche del mondo, anche come vegetazione, come tipi di persone, come oggettistica.
Ecco, questa cosa mi sembra simpatica delle case già pronte. Come sappiamo, purtroppo gli oggetti Enscape, SketchUp, li vediamo sotto forma di proxy semplificati, però sulla destra nel rendering li vediamo per intero. Quindi questo esempio, questo edificio che non è mio, in questo caso l'ho trovato nella 3D Warehouse, mi stava simpatico, di questo edificio qui, di questa bifamiliare, diciamo, aveva tutto attorno questi cubi bianchi, questi edifici confinanti rappresentati sotto forma di cubi bianchi, cosa che si fa un sacco di volte anche per togliere attenzione, diciamo, a quello che è l'edificio di progetto. Però, se si vuole avere un po' di contesto, un po' più realistico, questi edifici qui sono pronti, fatti e pronti, con la pompeiana di legno, tipo all'americana, o casetta inglese, oppure una casa un po' più moderna e squadrata. Ce ne sono diverse, ci sono anche intere palazzine, ma ripeto, magari mi erano sfuggite a me. Può anche essere. Ci sono centinaia di altri alberi, in più di prima, cioè siamo vegetazione, siamo arrivati a 517, ma è diventata una libreria veramente sterminata. C'è pur sempre il pulsante, il campo di ricerca, quindi se cerco un divano, sì, non devo sfogliare uno ad uno tutti quei centinaia di oggetti dell'ambito d'arredamento, posso scrivere divano e mi escono fuori. Quindi è ben localizzato dal punto di vista della lingua, si trovano facilmente gli oggetti. Ecco, Marco mi scrive qua nelle domande che qualcosa c'era già fra gli edifici. Vedi che mi era scappato a me. Ne ha messi talmente tanti che a me gli edifici interi mi erano sfuggiti. Ecco, Roberto chiede se è possibile modificare gli oggetti della libreria. Purtroppo no, sono pur sempre dei proxy, quindi significa che sono oggetti di cui noi abbiamo una versione semplificata, un po' come accadrebbe in V-Ray, se vogliamo. Fa un po' parte del gioco, del fatto che l'oggetto è semplificato, il modello rimane leggero, però l'oggetto tu te lo tieni così com'è. Anche l'animazione stessa, che fra le domande, che fra un attimo vedremo meglio, fra le varie domande che sono arrivate qui in questo mese, c'era se si può cambiare il colore degli alberi oppure animare questa animazione che hanno messo nella vegetazione. Questa animazione qui se la posso aggiungere anche in oggetti che magari scarico dalla galleria di SketchUp. No, non è previsto, sono proprio due mondi diversi. Questi oggetti qui non sono neanche oggetti SketchUp, probabilmente sono a livello proprio di programmazione, chissà cosa sono, che possono essere usati, come sappiamo, in Enscape, quando ho una licenza lo posso installare sia su Rhino che su Vectorworks, che su Archicad, su Enscape, su Revit, su SketchUp, e questi oggetti qui vanno bene su tutti questi software. Certo, devo installare la versione di Enscape in Revit, quella per Revit, in SketchUp quella per SketchUp, però verosimilmente la libreria a cui attingono è la stessa. D'accordo? D'altro io non è che quando attingo la libreria sto specificando, cioè non sono oggetti SketchUp proprio per niente. Quindi rispondendo anche a Lucia, che vedo che chiede se è meglio utilizzare oggetti Enscape o SketchUp, bisogna un po' vedere perché gli oggetti Enscape chiaramente sono belli, sono pronti per il rendering. Diamo un'occhiata anche all'interno: ho buttato lì un paio di un divano, una poltroncina, sono pronti, perfetti e non sono neanche tanto semplificati, però sono, come dire, li vedi in bianco e nero. Cioè, al cliente non posso far vedere questa immagine qui. Se il cliente, quindi dipende anche dall'ambito in cui lavoro. Il mio obiettivo è far vedere, non so, un video, esportare i rendering, far vedere quello come output al mio cliente. Allora, SketchUp non lo vedrà mai il mio cliente. Non gli faccio vedere la schermata in SketchUp, lo so solo io che ci sono oggetti semplificati. Ma se invece devo anche estrapolare delle viste direttamente da SketchUp, da qui, al volo, non renderizzata, beh, un'immagine esportata da SketchUp con questo coso qui di mezzo non si capisce manco che cos'è. Non c'è un meglio o un peggio, siamo sempre lì, dipende un po' dall'obiettivo, dallo scopo, da qual è l'output che io voglio ottenere. Una piantina è un conto, un rendering è un altro, un computo è un altro ancora, la realtà virtuale è un altro ancora, cioè da SketchUp si tira fuori di tutto.
Faccio vedere un attimo, poi ti rispondo meglio, Lucia, che vedo che stai scrivendo anche altre domande, mi fa piacere. Faccio soltanto vedere allora queste novità, dove le sono andate a leggere, e basta collegarsi allora al sito enscape3d.com, al momento io me le sono andate a leggere lì, nella sezione blog, e se ci fermiamo in home page non c'è nulla al riguardo, bisogna andare nel blog in cui c'è questo primo articolo qui che è proprio dedicato alle novità della versione 3, dove dichiarano proprio chiaramente che è un workflow più intuitivo con Escape 3.0, un'esperienza più produttiva, migliorata, nuova user interface. Vedono proprio in evidenza che la novità principale è questa della interfaccia. Oggetti localizzati per le varie geografiche, quindi una libreria che si è espansa ulteriormente, hanno migliorato l'editor video. Punto. D'accordo? Non è stato rivoluzionato il software. Meglio andare per step, tra l'altro, quando si passa tra una versione e l'altra, che non se ne facciano troppi in una volta sola, che potrebbe essere uno shock per tutti. Rispondo anche a un'altra domanda, già che sono qui sul sito, tra quelle che sono arrivate questo mese, del requisiti minimi. E se è uscita, se uscirà una versione per Mac. Dove andiamo a trovare queste risposte? Learn, Knowledge Base, sempre partendo dal sito Escape 3D. Non mi ricordo più. Troubleshooting. Abbiamo cercato prima la pagina. Ok, troubleshooting system requirements. E qui ci sono i requisiti minimi per la versione. A seconda, se state usando Revit, SketchUp, Rhino, Archicad, Vectorworks. Non c'è la versione Mac. Di nuovo qui scrivono che devi utilizzare Bootcamp installato e far girare Windows su Mac praticamente. Quindi non è dato sapere. Figuriamoci, non ci hanno manco detto che usciva oggi la versione 3, figuriamoci se ci anticipano una cosa del genere come il supporto al sistema operativo Mac. Speriamo che ce lo facciano sapere, se hanno intenzione di farlo, ma al momento non ne abbiamo affatto notizia. Passiamo alle domande di quest'oggi. Ho dato una scrematura violenta perché tra compilatori automatici, chi scrive magari cose che non c'entrano con Enscape, porti pazienza, e questo appuntamento qua è dedicato ad Enscape, ho tenuto proprio lo stretto indispensabile delle domande che erano arrivate, numerose per carità, queste sono quelle più, diciamo, comprensibili. Partirei da queste, vedo che c'è qualche domanda nel frattempo che sta arrivando. Non so se rispondere prima a quelle che mi state scrivendo in chat oppure no, do un'occhiata a quelle che stanno arrivando e vediamo. Allora Lucia scriveva: quale dei due rendering più leggero? La domanda forse è banale, ma a me mi si muove lentamente. Aspetta, questa mi incuriosisce. In che senso i due rendering? Allora, per un softwareista anche quello di sinistra è un rendering, però per un comune utilizzatore, come io mi ritengo, progettista, architetto, tutto quello che vuoi, ma sono un utilizzatore finale del software, quello di destra lo ritengo un rendering, quello di sinistra no. Nel senso che in quello di destra c'è calcolo della diffusione della luce nell'ambiente, ci sono i riflessi, ci sono effetti come l'erba, in quello di sinistra no. Quindi Lucia, non capisco la domanda, perdonami. Domenico invece ha scritto: buonasera, volevo sapere se è possibile cambiare colore delle luci di Enscape. Mi fai una domanda che mi mette un po' in crisi. Vediamo un po' il colore delle luci. Non mi sembra. Possibile che non ci ho mai fatto caso, non mi sembra che si possa modificare, salvo utilizzare un materiale emittente, ma il colore della luce mi sa di no. Adesso faccio una prova in tempo reale con, spero anche di non fare una brutta figura, mi sembra che invece ci sono riuscito, cioè cambiare il colore dell'oggetto stesso che emette luce. Io poi mi perdo in tutti questi esperimenti del genere. Invece sì, cambiando colore all'oggetto, gli si cambia colore alla luce. Adesso io ho messo un materiale verde sulla luce e effettivamente, beh, ci ho azzeccato.
Domenico, ti ho risposto. Giuro, non lo sapevo. Basta cambiare colore all'oggetto. Non so perché non mi era mai venuto in mente questa cosa. Enrico invece scrive: che differenza c'è tra Bump e la nuova estrusione delle texture? Ma sai che dire la verità? Non l'ho approfondita questa cosa. Hanno aggiunto sì un'altra modalità di Bump, ma non ho. Fammi verificare un attimo. Su questa cosa qua magari ti rispondo sul forum se ti va. Perché se non erro, è un bump map. Ah no, vabbè, è un normal. Allora, la bump interpreta come sporgenze e rientranze i valori di grigio. Bianco uguale acceso, positivo, 1, come un interruttore della luce, immaginatelo. Nero uguale spento, uguale 0. Quindi tutte le gradazioni intermedie sono variazioni, sono 0, diciamo, tra 0 e 1 all'interno di quell'intervallo, mentre la normal map è fatta di RGB, cioè di colori, di tricromia, in cui i colori non indicano soltanto una sporgenza e rientranza sull'asse Z, ma anche nelle direzioni dello spazio. Quindi una tridimensionalità maggiore, non soltanto di sporgenza e rientranza, esempio questo qui nel pavimento, usando Bump Map, sto soltanto aumentando, soltanto, per modo di dire, sto aumentando l'altezza della sporgenza delle venature. Se si utilizza Normal Map, bisognerebbe andare a caricare delle mappe da Normal Map, non è una semplice gradazione di grigio, in cui ci sono valori di RGB, in cui a red, green e blu sono assegnati tre vettori nello spazio, quindi uno spostamento non soltanto in elevazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi a parole, non ero pronto per risponderti adesso così al volo, ma. E c'è poi anche mappe di spostamento che, devo dire la verità, non ho capito. Io mi vado a leggere i forum, le spiegazioni e tutto, ma sinceramente non ho ben capito come la intendono. Se è una via di mezzo tra le due che ho appena detto, ok. Così al volo adesso non te lo saprei dire più precisamente. Diego chiede: si potranno animare le luci artificiali in un'animazione? Direi di no, perché non saprei neanche. Non ci sono oggetti in movimento, se non va bene l'acqua un po' che si muove, le foglie degli alberi, ma non è che siano previste vere e proprie animazioni all'interno di Enscape al momento. Non sono io che introduco animazione negli oggetti. Lucia dice: scaricando quali oggetti è più leggero muoversi poi nel modello? Anche qua dipende, perché un conto è se io posiziono un proxy come questo, che è tutto sommato fatto di poche geometrie, poche decine di geometrie. Se scarico dalla 3D Warehouse una villa del genere, è chiaro che è molto molto più pesante, è fatto di migliaia di geometrie, migliaia di poligoni, che è quello primariamente il motivo per cui un modello lo si appesantisce e quindi rallenta. Ripeto, se mi interessa soltanto il rendering finale, va benissimo avere un modello fatto di proxy, anzi è consigliabile, è saggio farlo. Floriana, vedo che nel frattempo vi sto rispondendo che qualcuna delle domande che erano arrivate. Mi sembra più interessante rispondervi così in tempo reale che non leggere l'elenco, magari lo faccio dopo. Dai, oggi prendo questa strada qua. Floriana scrive: buonasera, ma migliorare le texture di SketchUp per avere un buon render in Enscape? Non è una questione di migliorare le texture in SketchUp, ad esempio questa qui del pavimento fa. Cioè, non è bella, anche l'asfalto di SketchUp, non sono belle texture. Sono comode da usare perché sono lì pronte all'uso, ma nella realtà dei fatti poi è meglio andare a scaricarsele dai siti specializzati, ce ne sono quanti si vuole. E ci si va a fare una bella ricerca di texture, come va fatta, insomma, seriamente. Peraltro, ma non so se lo sapete, io me ne dimentico sempre, ma che in realtà se si va anche nella 3D Warehouse si possono scaricare materiali. Se io scrivo wood, sto cercando del legno, vedo questa sedia qua, dico: ma guarda che bel legno che c'è su questa sedia qua. Non devo necessariamente scaricare la sedia per avere la texture, vado su materiali e scarico direttamente l'SKM, SketchUp Material.
Dimensioni 1000x700. Una buona risoluzione. Dai che me la scarico. Mi metto il file SKM nel computer, vado in SketchUp e carico quello stesso materiale. Vado nella finestra materiali, gli dico carica una raccolta di materiali, gli indico il desktop ed ecco qua il materiale. Ovviamente era un gruppo, cosa faccio? Lo applico sì, sulla casa qui. E mi sono portato dentro materiale del legno, magari ovviamente va aumentato un po', 100 centimetri. Mi sono portato dentro il materiale, la texture, buona tra l'altro, dalla 3D Warehouse senza neanche scaricare l'oggetto, ma scaricando direttamente il materiale. Marco, intendevi la temperatura di colore in Kelvin? Non credo sia possibile regolare da quel punto di vista. No, le luci non sono... Ma aspetta, non è già indicata in... Non mi ricordo l'unità di misura. Ti riferisci al colore di cui parlavamo prima. Torno a selezionare una di queste lampade. Densità luminosa in candele e in gradi. Sì, effettivamente non c'è in Kelvin al momento, non mi risulta che si possa fare, salvo che non andiamo a caricare una IS, però quello è un profilo fotometrico, non credo che nel formato IS ci sia anche la temperatura colore del apparecchio luminoso, effettivamente, questo lo ignoro, al momento non ci vedo una soluzione, allora, per impostare in Kelvin... Andiamo. Ah, lo spostamento, diceva Enrico. Dovrei vedermela meglio, ma come ti dicevo prima, dovrei vedermela meglio perché non ho ben capito come lo intendono. Un po' come il displacement 2D che hanno aggiunto in V-Ray. Sembra quasi un controsenso, è un displacement o è un 2D, però ripeto, non sono tecnico, diciamo, della computer grafica, mi ritengo più un progettista. Se una cosa del genere, proprio non riesco a capire, studiando tutto quello che trovo, cos'è, a un certo punto mi fermo e dico, vabbè, lo capirò con l'esperienza. Se ci fosse qui di fianco a me un programmatore, un esperto di computer grafica o cosa del genere, ci saprebbe dare una risposta al volo probabilmente, quindi chiedo venia. Domenico, se l'inserimento dell'audio, magari, scusa, dovrei anche quello avere qualche audio pronto da inserire, magari ci torniamo dopo, perdonami. Ok, qua ho quasi esaurito le domande. E Lucia, sì, avrei potuto scaricare la sedia, certamente, poi quindi avrei importato anche il materiale automaticamente. Mi riferivo un po' in generale a dire dove reperisco delle texture. Ecco, teniamo conto anche della 3D Warehouse. Siccome SketchUp ha una galleria di oggetti, ha una galleria di estensioni, ma non ha una galleria di texture. Non ce l'ha mai avuta, ma indirettamente ce l'ha dentro alla 3D Warehouse, questo volevo dire. Da cui appunto posso scaricare volendo direttamente uno SketchUp Material. Rispondo un attimo. Ok, come mi fanno presente che comunque tutte le novità, l'articolo verrà tradotto anche in italiano, giustamente, assolutamente, verrà pubblicato anche sul sito di riferimento italiano, ve lo faccio vedere subito, enscapeitalia.it. Siccome ci hanno colto un po' alla sprovvista, quindi non è ancora stato pubblicato, ma lo sarà nel giro di qualche giorno e pubblichiamo tutte le varie novità anche sul blog del enscapeitalia.it, assolutamente. Allora, vengo alle domande di quest'oggi. Claudio, Luca, quando faccio la scena per la planimetria, ovvero dall'alto in proiezione ortogonale, non viene fuori il rendering. Claudio, non riesco a capire quale sia il motivo, perché non c'è motivo che non venga fuori. Nel senso, se io sono qui che lavoro tranquillamente, in prospettiva, fischiettando, me ne vado in pianta. Telecamera, proiezione parallela, io il rendering continuo a vederlo. Salvo che non ci sia qualche problema nel modello, ma non ci vedo un motivo per cui Enscape non lo faccia. E se clicco esporta screenshot, l'ho fatto prima, te lo faccio vedere, ce l'ho qua sul desktop. Questa è l'immagine che mi è venuta fuori. Adesso, grande, piccola, bella o brutta, è un altro discorso, diciamo, ma
non ha delle limitazioni, ce le ha sui piani di sezione, come vedremo più tardi, perché c'è una domanda. Ah, eccolo, Claudio, che stai scrivendo fra le domande. Non, in parte ti rimane bianca. Non saprei così su due piedi cosa dirti, cioè in parte l'esportazione rimane bianca. Cioè, se è un bianco tipo questo, si tratta soltanto dello sfondo. Però se è un bianco, diciamo, che copre parte del tuo progetto, cioè viene fuori una cosa che ti sembra proprio un errore, magari postaci la questione, magari qua sul forum. È un file vuoto. In che senso un file vuoto? Attenzione a non farmi un rendering di file vuoto perché è un cortocircuito da cui non usciamo, eh. Magari se quel file lì continui a riscontrare un problema del genere, vai pure sul forum di SketchUpItalia.it dove rispondo quasi tutti i giorni, nuovo argomento in alto a destra, aggiungi la tua domanda, lega magari un'immagine e o io o i colleghi dell'assistenza tecnica in Tecnobit ti rispondono. Diciamo che sono anch'io parte dell'assistenza tecnica, attenzione. Diciamo che tipo di assistenza. Io di solito mi occupo più di legate all'uso. Se sono problemi software o hardware, di quelli no, non, normalmente non me ne occupo io. Poi, Michelangelo Foligno, gestione della qualità dell'immagine. Sii più specifico, Michelangelo, ti prego, perché qualità dell'immagine vuol dire una quantità tale di cose per me, ma parlo proprio per me singolarmente. Esorbitante, cioè qualità dell'immagine, se ci pensiamo, è un concetto che è fatto di intanto il progetto, perché far diventare bella una cosa brutta, già quella è una sfida. Allora, se già il progetto è bello, se è già più facile arrivarci. Su questo penso si possa, come dire, essere d'accordo. Dopodiché, da lì è questione di materiali, luci, qualità del rendering e inquadratura. Scegliere un'inquadratura buona dà già tanto, potresti anche non farlo al rendering. Tu fai un'inquadratura buona anche di una cosa brutta, riesce comunque a dare qualcosa. Pensate a, come si chiama là, il sito di cui si prenotano gli alberghi e le stanze, hanno delle fotografie bellissime, ti fa sembrare bello anche in ambienti che erano brutti, che sarebbero potevano sembrare brutti. Cioè, capite, è un tema enorme. Se riesci a essere un po' più specifico, ti aiuto. Riesco ad aiutarti meglio. Roberto ha anticipato tutti i tempi perché ha chiesto quale esce la nuova versione oggi. La risposta è oggi. Roberto, sto valutando se cominciare ad utilizzare Inkscape o V-Ray. E rispondo allora sia a te che a Pietro che chiedeva fra Inkscape e V-Ray cosa è meglio. Allora, io ci ho fatto un video qualche tempo fa e ho preparato qui gli screenshot dei pro e dei contro dei tre. Andatevelo a vedere, al limite lo trovate su YouTube, dura parecchio, 24 minuti. Ho fatto proprio questo video apposito di confronto fra V-Ray e Inkscape e anche Twilight, che si sente citare ogni tanto perché c'è questa versione gratuita, non è di grande qualità Twilight, però c'era un po' nell'aria anche quello, l'ho tirato in ballo. Provate ad andarvelo a vedere. I soldoni, allora, V-Ray come Pro ne ha tantissimi, altissima qualità, al di là dei costi, non stiamo parlando dei costi, guardiamo un attimo quello che è la sostanza. E è questione anche un po' di feeling. Il contro, è che è un po' più complesso, direi, in generale, e realizza solo immagini, non dimentichiamocelo, che per fare dei video con V-Ray, a parte ci vogliono dei tempi molto lunghi perché devi renderizzare ogni fotogramma, 25 o 30 fotogrammi al secondo. Un secondo di video sono 25/30 rendering. Quindi è chiaro che stiamo parlando di ore o giorni di esportazione dei rendering. Però stiamo parlando di una qualità ineccepibile. Inkscape, ho fatto qua poi lo screenshot al minuto 13 e rotti. Inkscape ha i suoi pro, è semplice da usare, ha gli oggetti che adesso anche in V-Ray è una libreria di oggetti, Chaos Cosmos dalla settimana scorsa,
Un contro che mettiamo qua è che la qualità non è a quei livelli, direi, ma è improprio il paragone, perché sono proprio due motori di rendering di natura proprio differente. Enscape è un real-time rendering che ti fa vedere in tempo reale quello che vuoi, ma ad una qualità che non arriva mai a quella di Ray. Comunque ti devi sudare veramente sette camicie per arrivare a risultati più o meno simili. Mentre V-Ray fa di lavoro rendering calcolati bene. Twilight non c'entra neanche in questo discorso, ma citiamo pure lui. C'è una versione hobby che va bene, insomma, per cominciare a fare un po' di rendering, ma non si va tanto lontano, ha una qualità abbastanza bassa. C'è poi una versione a pagamento di Twilight, un po' più professionale. Lo cito giusto perché nel video avevo tirato in ballo pure lui. Va avanti con le domande, poi vedo che nella finestra delle domande mi state scrivendo, ci torno su magari fra poco. Preferirei terminare prima con queste. Allora, devo scaricare la versione nuova, chiede Lucia. Sì, perché non si auto-aggiorna Enscape, bisogna andare a scaricarselo in un lampo, lo si scarica, lo si installa, via, doppio clic sul file e fine. Ci pensa lui ad installarsi dentro SketchUp, tenendo SketchUp chiuso possibilmente, come sempre, quando si installa un'estensione, un qualcosa, un plugin. Mi correggo. Tantissime estensioni le posso installare direttamente in SketchUp, tenendo SketchUp aperto. Dall'extension Warehouse mi si installano e comincio a usarle direttamente. Fine. Ma se devo lanciare un eseguibile, un file.exe, come Enscape per l'appunto, meglio che il software su cui si va ad installare quell'eseguibile sia chiuso, spento, insomma. Vabbè, comunque, ho detto un'ovvietà per molti di voi. Oscar, approfondimento sull'illuminazione artificiale. Anche qua, perdonami, Oscar, ma in un'ora come facciamo? Bisogna diciamo, fare in modo che di luci ce ne siano abbastanza. No, non saprei da dove cominciare, tu perdonami, ma sarebbe meglio andare su domande un po' più specifiche. Devo recuperare Texture e Bump, 3D Warehouse, Davis, beh, ci sono un sacco di gallerie, come dicevo prima. Come renderizzare una scheda retroilluminata? Emissivo sul materiale o altro? Questa è la domanda che ho trovato un po' più intrigante e comunque non sono riuscito a fare tanto un bel risultato. Cioè, ho avuto anche poco tempo oggi, devo dire la verità, ma una piccola prova l'ho fatta, cioè ho fatto una scritta in 3D in primis con barre strumenti di costruzione, testo 3D e ho appoggiato la scritta Enscape qui, è un normale testo 3D di SketchUp. Cosa ho fatto? Doppio clic. Poi mi sono impostato sulla lettera Z l'impostazione per cui sparisce tutto il resto. Nascondi il resto del modello, così ce l'ho qua a portata di mano sulla mano sinistra. Ecco che adesso sono uscito dal gruppo, non si vede più niente. Dicevo, quindi faccio un testo 3D, sul retro ci vado a mettere un materiale, quindi creo un materiale nuovo, lo chiamo luce, il colore ha poca importanza, l'ho fatto diventare giallo. Lo metto sulle facce sul retro, quindi anch'io avrei fatto così. Devo dirti la verità, vado nella finestra di materiali di Enscape, gli attivo Emissive Self Illumination. Qual è il guaio? Che Enscape, proprio perché ha per la sua natura di motore di rendering ottimizzato, non la vede tanto facilmente. Il motivo è che è tutta luce indiretta. Se anche io la alzo, vedi, sto aumentando la self-illumination di quel materiale lì e non vediamo il risultato. Guardate che furbone che è Enscape. Se io guardo di scorcio, ad un certo punto non è più luce indiretta, si è accorto che c'è della luce là dietro. E anche se adesso mi allontano, fa parte di questo il fatto che Enscape non sarà mai come V-Ray, cioè è vista dipendente. Se può, ottimizza tutto quello che può. Tipo quella luce là pensava che non fosse visibile da qui, invece dovrebbe essere visibile. In modo un po' questo, ma è un po' rischiosetto. Allora,
Altra possibilità, ma me la sto proprio inventando adesso, è di cancellare queste facce e posizionarci dentro alla lettera una luce sferica, forse un po' più potente dal punto di vista in teoria rientra meglio nel calcolo che Escape va a fare, mi spiego, cioè come se fossero scatole vuote, d'altronde più o meno come verrebbero fatte, ci sono dei incassati qua dentro, dei neon, e lì dentro ci posso andare a mettere delle luci. Enrico, adesso noto con la coda dell'occhio, dice: se togli l'autoesposizione, controlli meglio la luce in diretta. Assolutamente vero, Enrico, sono assolutamente d'accordo, ma ti posso garantire che facendo delle prove oggi pomeriggio, mi ci sono un po' incaponito come al solito su queste cose qua, cos'è che dice Enrico? Se tu vai nelle impostazioni visive, immagine, no, atmosfera, neanche, non mi ricordo mai dov'è. Sul principale, togli l'esposizione automatica e gli dici tu quanto la luce deve impressionare la pellicola della nostra macchina fotografica, virtualmente parlando. Fino ad un certo punto, ad esempio, adesso sta funzionando, forse perché nel frattempo ho aggiunto anche parecchie altre luci artificiali nell'interno, ma questo pomeriggio non c'era verso di farla saltare fuori quella luce, neanche appunto regolando l'esposizione manualmente. Però ti posso garantire, è la prima cosa che ho pensato pure io. Perché l'esposizione automatica altrimenti inganna, specie se c'è una sola luce artificiale, a quel punto è come se l'esposizione, perdon, la variazione di intensità che tu vai a fare ad una luce è come se non esistesse, perché è compensata alla rovescia dall'esposizione automatica. Quindi io devo aumentare o diminuire. Già adesso si vede poco cambiare l'intensità. Perché? Perché c'è l'esposizione automatica che se io aumento la potenza della luce, l'esposizione automatica diventa più sensibile e quindi capta comunque una quantità corretta di luce. Se io riduco tantissimo la luce, l'esposizione aumenta e cerca di captarne di più. Perché? Per farmi vedere comunque un'immagine illuminata in maniera corretta, comprensibile. È quello che farebbe l'occhio. La pupilla si dilata o si restringe. Il principio è quello. Quindi Katia, non è il caso di lavorare sempre con l'esposizione automatica disattivata, ma sicuramente è bene tenere presente che quello che tu vedi potrebbe non essere, come dire, bilanciato correttamente. Quindi in prima istanza ti direi sì, magari fare qualche prova con l'esposizione automatica disattivata non è una cattiva idea, e lo stesso vale pure per, direi, assolutamente. Specie, direi, dall'altro, ad esempio, c'è anche il bilanciamento del bianco che può ingannare tantissimo. Tu attivi il bilanciamento del bianco, dici: ma sì, dai, c'è anche nelle macchinette digitali e negli smartphone attivato di default, cosa vuoi che sia. E poi magari non riesci più assolutamente a cambiare colore dei materiali, degli oggetti, perché c'è il bilanciamento automatico che lo devia, lo fa virare, lo compensa rispetto a una dominante cromatica che c'è nell'immagine. Quindi automatismi, attenzione, perché possono veramente diventare controproducenti se non si sa bene che lavoro stanno facendo. Quando si sa bene cosa sono e cosa fanno, allora li accendi e capisci quanto effettivamente intervengono nella ricetta. Enrico, il movimento delle foglie ho risposto prima, si può acquistare licenza permanente? Dalla regia mi hanno detto di no oggi pomeriggio, Gabriele. Licenza permanente, mi dicono, non si può. Giulia, caratteristiche del PC ho risposto prima, quando sarà disponibile su piattaforma in franco di Marostica, tra l'altro, quindi proprio il paese confinante col mio, quello in cui mi trovo ora o quasi, due paesi più in là, piattaforma Mac ho risposto prima, non è dato saperlo. Giuliana, perché a volte ci sono delle riflessioni fra muro e soffitto? Fa parte del calcolo ottimizzato che Enscape fa, l'ho notato, è fastidioso, a mio avviso, fastidiosissimo. Cioè, se un volume è chiuso, non dovrebbero esserci quei fake di raggi di luce che entrano lo stesso. Prova ad aggiungere uno spessore, cioè se la stanza era fatta soltanto di superfici chiuse, aggiungigli lo spessore del muro, del soffitto e del tetto per bloccarla un po' questa luce che avrebbe la tendenza ad entrare dentro. Però di per sé, come dire, è il rovescio della medaglia.
dobbiamo rendere in real time veloce tutto quanto, però certi fake rischiano appunto di comparire. Claudio, quale luce meglio usare per una buona illuminazione diffusa in interni? Stesso discorso, vedi sopra. Avevo aperto un video che avevo fatto tempo fa, cioè in interni la luce diffusa può essere anche soltanto quella naturale, magari non che entra direttamente in profondità così tanto come lo vediamo in questo video. Torno indietro che così si vedono quelle foglie che ci ho smacchinato un quarto d'ora perché si vedessero giusto proiettate sull'anta della cucina. No, un quarto d'ora no, insomma, sono dettagli che si vanno a cercare a volte. Può essere anche soltanto la luce naturale, l'esposizione automatica, dopo ci pensa lei a farti vedere equilibrato o comunque sufficientemente illuminato tutta la scena. Se poi vai a mettere anche delle luci artificiali, perché ci sta, lo si può benissimo mettere anche nelle scene di giorno, ci sono i rendering della stessa scena, rendering statici, c'è soltanto un po' di luce del sole che entra, no, niente di più. Dopodiché ci sono vari schemi di illuminazione con luci primarie, luci secondarie, luci di riempimento. Il discorso si allarga, adesso magari non avremo proprio il tempo di parlarne. Antonio, sezioni con SketchUp e render con Enscape. Problema non risolto, cioè attualmente rimane che se abbiamo i nostri piani di sezione con cui vorremmo far vedere dentro l'edificio, Enscape non lo vede, ma era un aspetto noto, non lo chiamo problema che suona male, diciamo che è una cosa che magari faranno, sicuramente faranno, ma al momento ancora non è supportata, quindi vedo l'ombra del soffitto come se ci fosse. Chiaro che se poi mi avvicino l'esposizione automatica mi fa vedere tutto più chiaro, ma se mi allontano l'effetto è bruttino. Si possono mettere parecchie luci qui dentro. Un trick, una soluzione che avevo letto, se non ricordo, proprio sul forum di Enscape, era questo, di mettere un po' di luci artificiali qui sospese per aria in modo da tirarla su questa illuminazione. In qualche modo la risolvi. Non è, quindi è un po' una soluzione artigianale. Ecco. Un workaround. Alessandro, materiali, anche te, fammi una domanda un po' più precisa, ti prego. Davide, ciao Marco, viene registrato l'evento? Sì, lo vedete anche in diretta su YouTube, la registrazione rimane anche su YouTube. Floriana, come migliorare la texture in SketchUp per l'arredamento di interni? Allora, texture di per sé sono delle immagini, trovo delle immagini ad una qualità sufficientemente buona, ad una risoluzione, o meglio dimensioni in pixel, sufficientemente buona, e poi è questione di esperienza, Floriano, bisogna mettersi lì con rendering in real time che ci aiuta da questo punto di vista e sperimentare poi vari materiali. L'editor di Enscape non ci fa vedere in tempo reale qui il materiale come sta diventando, ma ce l'ho qui di fianco un feedback immediato. Adesso ad esempio ho reso attivo il materiale del pavimento. È questione di regolazioni anche molto sottili a volte. Dipende anche dall'inquadratura che tu hai, che un materiale venga bene o no. Quindi, insomma, è questione di esperienza. Non c'è una combinazione che funziona sempre, magari. Massimo, consigli per impostazione delle fonti luminose degli interni? Vedi sopra, è questione di... consigli, non saprei da dove cominciare. Consigli per impostare le luci, le fonti luminose negli interni. Ma uno sì, dai, in particolare il fatto che non si vede la sorgente luminosa, quindi anche oggi che ho piazzato questi faretti, tanto per predisporre un minimo di scena anche di interni, se si finiva per parlare anche di interni, ho messo qua un paio di elementi, cioè se io il materiale che... cioè nelle superfici che ci sono qui dentro... Okay. Questo è l'oggetto, è un componente con annidato all'interno la luce, la fonte luminosa di Enscape che proietta la luce verso il basso, ma sulle pareti interne del faretto gli vado a mettere un materiale in cui attivo la self illumination in modo tale che io poi veda un po' di luce
in corrispondenza del corpo illuminante, non soltanto la luce emessa, e questo è un problema vecchio come, cioè un problema, per modo di dire, l'aspetto che con qualsiasi motore di rendering poi si affronta. Cosa ho fatto? Allora, ho creato un materiale, come prima, ho creato un materiale, chiamo luce, gli attivo self illumination e quindi vedo, se lo disattivo si capisce perfettamente di cosa stiamo parlando. I faretti sembrano spenti, ma la luce sul pavimento c'è lo stesso, proiettata da loro. E non si capisce da dove arriva. Non è così che funziona nella realtà, per quanto poco la luce nel corpo illuminante la vedo, sbatte sulle pareti stesse del diffusore che contiene il corpo illuminante, quello che effettivamente emette luce, che potrebbe essere un farettino tondo. È incassato dentro a questo cubo qui. Altrimenti sposto questo cubo, questo cono più in alto, in modo che la luce uscendo per prima cosa sbatta sulle pareti del corpo illuminante, però non ho più un fascio di luce conico, ma diventa ovviamente quadrato, perché viene tagliata parte della luce che sto emettendo lì a 3 centimetri, dopo aver percorso 3 centimetri la luce. Parte della luce già viene bloccata sul corpo illuminante stesso, sul diffusore, insomma. Vediamo un po' delle domande che stavate mettendo nella finestra delle domande, per l'appunto. Torno un po' indietro. Materiali di SketchUp vengono caricati in Inkscape automaticamente o vengono singolarmente regolati? Alberto, abbiamo una buona notizia, cioè sappi che in Inkscape in parte ci pensa lui. Cioè se tu hai un materiale che si chiama Water già lo tratta come un'acqua. Se tu hai un materiale che si chiama o che c'ha dentro termini tipo glossy, adesso non me li ricordo tutti, ma ci sono indicati sulla guida online di Inkscape, termini che se tu li usi nel nome di un materiale, Inkscape sa già come interpretarlo. Esempio, facciamo un cubo, creiamo un materiale qualsiasi, lo chiamo Water. Metto un colore magari un po' più azzurro, ok, e lo piazzo qua sopra. Attenzione perché ha fatto una copia di quello di prima. Magari facciamo tornare giorno. Tu puoi star certo che insomma certi automatismi in questo senso ci sono. Adesso non ha funzionato, ad esempio, mi sembra il minimo. Andiamo con uno dei materiali di SketchUp che è meglio. Non c'è neanche una texture, quindi verrebbe fuori un'acqua veramente poco, poco realistica. Ne prendiamo una di queste, di SketchUp, anzi quella con la trasparenza, via. La applico e mi dà già l'effetto non solo di caustiche sul fondo della piscina, non solo di riflessione e trasparenza, ma anche di animazione. Quindi se io mi muovo o faccio un'animazione video, esporto un'animazione video, vedo letteralmente le onde muoversi. Di cui poi posso andare a regolare la velocità del vento nelle impostazioni di atmosfera, vento, intensità. Aumento l'intensità, quando mi muovo vedo le onde muoversi molto più velocemente. E questo interviene anche sulle foglie degli alberi, come si può vedere in lontananza. Lì in secondo piano mi muovo ed è come se ci fossero delle raffiche di vento. D'accordo, quindi piccoli automatismi del genere già ci sono, l'erba stessa di SketchUp, se io la posiziono, è già tridimensionale e si muove al vento pure lei. Ed è la semplicissima texture erba di SketchUp. Inkscape la tratta già con uno dei suoi 6 tipi di materiali. Predefinito vuol dire, te lo fai te, di aggiungere riflessione, via dicendo. Oppure materiale erba l'abbiamo appena visto, materiale acqua, materiali traslucidi, come le foglie, un foglio di carta, tende, quindi materiali molto sottili. Rivestimento trasparente. Ah, è un coating, cioè un materiale come diciamo quello della carrozzeria delle automobili che sotto ha un colore ma sopra come una mano di vernice, una verniciatura, e moquette che è un tipo di erba più sottile.
l'effetto è un po' quello della moquette, dell'erba che vedevamo un attimo fa, ma con dei fili d'erba più corti, dei filamenti più corti. Vedo un po' di recuperare terreno, qua nel frattempo si sono accumulate un po' di domande. Aspetta, ho risolto cambiando l'impostazione di terreno. Utilizzare l'export per Android. Roberto chiede quando sarà possibile l'esportazione web standalone anche per Android. Sai che non ci ho mai fatto caso, cioè prenderlo per da telefono, quel link non funziona? Mi pare strano. Quando io creo un web standalone mi sembrava che fosse già comunque possibile vederlo su smartphone. Ah, mi confermi che no? Almeno da come hai provato, no. Allora, se faranno migliori in tal senso, di nuovo non lo sappiamo. Lo si può far presente, insomma, sui loro forum. Non ci avevo fatto caso, mi è sfuggito, però vorrei riprovare, perché non vorrei che fosse magari che dipende magari da modello a modello, da telefono a telefono, non so. Allora, avanti così. Scusate, voi queste domande non le vedete, sono nell'interfaccia di gestione del webinar. Prego a Davis, che parlava dell'alternativa riguardo alla retroilluminazione, se non sbaglio. Ah, ok, direi di concludere con queste due. Allora, puoi mostrarmi come far rendere una tenda bianca trasparente, tipo vedo o non vedo in Inkscape, chiede Fabio. E l'altra invece è quando si usa la prescritta emissive sul materiale, qual è l'effetto? No, no, capito cosa ti riferisci, Davis. Dopo proviamo a capire. Comunque, parto dalla questione delle tende. Allora procederei così, intanto che un materiale ci sia, perché mi sa che in questo modello qui non ci avevano messo niente. Ripeto, questo qua l'ho scaricato dalla 3D Warehouse perché mi stava simpatico, volevo far vedere lavorare così su un modello nuovo. E è un materiale monocromatico, vediamo se ci sarà l'esigenza di applicargli una texture, potrebbe anche non esserci questa esigenza. In teoria basta farlo diventare fogliame e abbiamo finito. Però vedo o non vedo, questo complica le cose. Tu mi dici, ma vorrei che ci fosse l'effetto vedo o non vedo. Adesso c'è soltanto l'effetto di traslucenza. Traslucenza va immaginata come una, ad esempio, l'opale, una lastra di marmo molto sottile, una fetta di prosciutto, quello che volete, ma un materiale a cui non vedo attraverso. Questo è l'effetto di traslucenza. Tu dici, vedo o non vedo... La dovrei fare un po' più sofisticata la cosa, perché a questo punto dovrei mettere tipo adesso sto andando un po' sto un po' inventando, andrei tra i motivi a prendere un motivo del genere a pallini bianchi e neri, che non voglio che poi si vedano sulla tenda, ma che mi potrebbero servire. Ce l'applico, riduco le dimensioni, mettiamo un centimetro soltanto per ora, e lo attivo nella trasparenza, nei ritagli di trasparenza. Trasparenza, gli dico texture, vabbè, me ne fa caricare una, volevo che caricasse la stessa, poco male, non so se lo sapete, si può esportare la texture che c'è caricata in SketchUp in un lampo cliccando non il primo, che è quello con cui carico una texture in un materiale, ma il secondo, che è quello con cui apro quella texture lì nel software preimpostato per la visualizzazione delle immagini. Quindi faccio salva con nome, lo metto sul desktop e lo carico da qui. Cioè lo carico in Inkscape dopo averlo esportato da SketchUp. Non è che è un grande trucco, ma insomma magari torna buono anche questo. Che vado ad interpretare le zone di bianco e di nero come trasparenza sì, trasparenza no. Quindi potrei giocare un po' su questa trasparenza qui, che non è più intesa come rifrazione o traslucenza, ma intesa come
vedere attraverso o non vedere attraverso. Se io riduco adesso le dimensioni di questa texture da un centimetro, la faccio diventare magari poco millimetri, ha un effetto veramente come se fosse una tenda, diciamo, di cui quasi vedo la trama, mentre quella che vedevamo prima era semplicemente, era, sembrava più un foglio bianco di carta che una trama di tessuto. Trasparenza, ci carico dentro una texture in bianco e nero. Ok, Davis diceva, vabbè, Enrico, giustamente, pardon, scusa, ci sono sempre tante strade diverse per arrivare allo stesso risultato. Enrico, rimanendo ancora un attimo su questo tema qua della trasparenza, dice perché non mettere un po' di trasparenza sul materiale, punto e stop, ma assolutamente sì, sono effetti diversi che raggiungo, a mio avviso. Riapro un attimo l'editor del materiale, adesso c'è questo materiale bianco, io gli posso andare a mettere, diciamo, trasparenza direttamente dalla finestra dei materiali di SketchUp e ho l'effetto vedo non vedo, ma stiamo parlando di un vedo non vedo come quello, diciamo, di un vetro, cioè se mi avvicino, per intenderci, qua non vedo una trama. Benissimo, va benissimo comunque, come scorciatoia, un effetto di vedo non vedo, materiale lo rimetto comunque di tipo fogliame. E quindi ho gestisco questo effetto in maniera un po' più, più immediata, se vogliamo, sì. Non c'ho la trama, nell'altro caso avrei un po' di trama. Andiamo con l'ultima domanda di Davis sulla self-illumination. Adesso leggo meglio un attimo quello che hai scritto lì nella chat, che non capivo bene cosa volevi sapere sulla self-illumination. Allora, Davis, mi stavi scrivendo tra le varie prescritte glass material, glass metal, c'è la scritta emissive. E ti dà una base di materiale per il rendering. Allora, il self-illumination in generale permette di far sì che da quel materiale lì venga emessa luce. Quindi in linea teorica non è tanto diverso. Posizionare una, facciamo un esempio di un rettangolo del genere. Vabbè, l'ho posizionato, vabbè, lo posiziono pure un po' storto. Posizionare un rettangolo del genere sorgente di illuminazione di Enscape, oppure disegnare un rettangolo puro e semplice in SketchUp e applicarci un materiale che emette luce. Tra questi due rettangoli, a parte l'orientamento che adesso mi è venuto anche un po' infelice, ma fra questo rettangolo che ho disegnato in SketchUp e questo qui di Enscape, c'è tantissima differenza. Certo, l'oggetto di Enscape lo gestisco selezionandolo, ho immediatamente qui i parametri relativi a una sorgente di illuminazione, mentre nell'altro caso devo creare materiale emissivo, applicarlo sulla superficie e poi ho questi altri tipi di parametri qui leggermente differenti, tra l'altro colore. Però come abbiamo visto possiamo anche attribuire un materiale direttamente all'oggetto per fargli cambiare colore, che adesso che ci penso mi sa che in realtà ne avevo già parlato in un webinar, credo di un anno fa ormai, del fatto di cambiare colore alla luce artificiale di Enscape. D'accordo? Non sono poi più di tanto differenti, ecco, questo è quello che voglio dire. Va bene, diciamo che allora si sono fatte le 18, mi pare che abbiamo visto un po' tutto, un po' di argomenti diversi, spaziando fra i materiali, gli oggetti, le librerie, un po' accennato alle novità della versione 3.
Mi fermo qui, vi ricordo che questo appuntamento poi si ripete mensilmente, quindi le varie date sono già pubblicate sul sito SketchUpEnscapeItalia.it nel blog. Eccola qua. Ci sono le registrazioni degli appuntamenti precedenti, se si vogliono andare a rivedere sono lì comodamente disponibili, altrimenti si può anche andare nel chiaramente canale di Tecnobit, dovrei avercelo qua fra le iscrizioni, vediamo, non so ancora navigare fra le iscrizioni in YouTube, siamo messi bene. Dove ci sono tutti, ovviamente, anche i vari eventi passati, le varie dirette e ovviamente il sito, per concludere, il sito SketchUpItalia.it, che è sempre un buon riferimento da cui si può passare per novità, le informazioni e per accedere al, al forum, che adesso è stato posizionato più in vista rispetto a prima. Un po' ristrutturando il sito SketchUpItalia.it poco alla volta, quindi adesso il pulsante forum lo si trova bello al centro, qua vedo che ci sono già un po' di domande nuove a cui non ho ancora risposto quest'oggi, mi sa che a questo punto lo farò domani. E buona serata a tutti, grazie ancora dell'attenzione e alla prossima!